qualsiasi omicidio di donna è l'omicidio di una donna in quanto donna. Questo ne abbiamo anche parlato qua sul canale una volta. Ha delle caratteristiche ben precise e finché non sai chi è stato e perché, non sai se era femminicidio. Il servizio di Roberto si scontra con il muro infrangibile alzato dalla questura, che ci manca solo di fonda un comunicato con su scritto Zephyr. Zephyr chi? Ma risponde a una domanda che mi ero fatta stamattina e che mi ero scordata di girargli. Non hanno assolutamente idea se sia stata uccisa sul luogo del ritrovamento. Cioè, ufficialmente non rispondono alla domanda, quindi non lo sanno. È più complicato con la gente strangolata. Il sangue aiuta molto nelle indagini. Di Zephyr non si hanno notizie, ma si sa che in città nessun comunicato, nemmeno dalla famiglia. All'improvviso mi ricordo chi è il mio vicino di casa e inorridisco. Se domattina scendo a far colazione mi ritrovo il circo mediatico qui sotto, qualcuno si ritroverà il microfono sui denti, come minimo. Poi però mi tranquillizzo perché Zephyr non si vede mai in giro col fratello. Dovrebbe andar bene, ma non ne sono sicura. È la prima volta che invece di essere un cantante dalle rime facili, è un cantautore, icona di chiunque, è un potenziale omicida. Perché di questo stiamo parlando? La nera funziona così. La ragazza dice: non lo so se anche l'altra sera è uscita con Zephyr. E la nera trasforma: nuova pista per l'omicidio di Romina. L'ultimo a vederla viva potrebbe essere stato Zephyr. Ora, siccome l'ultimo a vederla viva è stato l'assassino, è chiaro quello che stai dicendo, ma basta che ci metti un condizionale e la parola presunto da qualche parte nel testo e va tutto bene. Se proprio vuoi pararti il culo, puoi mettere: la sua ultima sera potrebbe averla passata con Zephyr. Stesso concetto, ma ancora più velato. Tu sei a posto, Zephyr, un po' meno. Il resto del TG lo ascolto senza guardarlo. Alla lunga gli schermi luminosi mi danno fastidio. Fa caldo e ci sono incendi ovunque. Fa caldo e ci sono turisti ovunque. Fa caldo e ci sono politici ovunque. Quando riparte il rullo del nazionale, qualcuno mi ricorda che oggi è il 2 agosto. Apro gli occhi. Bologna. I familiari delle vittime ancora aspettano di sapere. Chiudo gli occhi. Forse i vostri figli. Forse i figli dei vostri figli. Forse no. Mentre ascolto le parole imbarazzate di un ministro che non c'entra niente, va via il segnale. Si sente una sirena avvicinarsi. Apro gli occhi. Ben tornato a casa, amico. Richiudo gli occhi. Abito nella stessa zona del più famoso magistrato antimafia siciliano. Del più famoso magistrato antimafia siciliano vivo. Quando si sposta con la scorta, saltano il segnale della TV e quello dei cellulari. Serve a evitare che lo disintegrino, almeno fisicamente. I magistrati antimafia iniziano a disintegrarli in vari modi, molto prima di passare ai fatti. Ogni volta che si sente una sirena e va via il segnale dell'antenna, io gli auguro una buona giornata o gli do il bentornato. Appena arrivata a Palermo ho iniziato a fare colazione in un bar accanto alla mia prima casa, che era sempre in questa zona. Alle 7 incontravo spesso la sua scorta. Poi abbiamo cambiato bar tutti. Io ho scelto quello dove vado ora. Loro un locale vicino alle Siri dell'Adi, che è il giornale, vi ricordo. Quando ho i turni di prima mattina e scendo a far colazione lì, li incontro ancora. È strano come ci si possa
spazio c'è per passare? Beh, io infatti le finestre del balcone le chiudo sempre e abbasso le serrande in segno di fiducia. Sempre molto autoironica, Viola. Le ante e i cassetti dell'armadio sono rivolti dalla mia parte, quindi in teoria potrei usarlo per metterci dentro roba varia, ma non me la sento. Massimo avevano anche le dichiarazioni.
direzione della sera. Io nemmeno ci vado su internet a guardare quello che si sta scrivendo di te sui siti e sui social. Sono passate ore e nel regno di internet vuol dire un'eternità. È vero. E quindi è da un'eternità che non ti fai vivo. E quindi forse sei scappato e quindi stai per essere giudicato colpevole. E a quel punto sarai colpevole.